Ciao ragazzi, sono MC35, siamo qui su Valentino Rossi The Game, MotoGP 16 alla fine. Siamo qui, Austin e Jerez. Va bene, va bene. Sapete che faccio? Io preferisco farvi una sola gara e vi faccio vedere le qualifiche, così ci ragioniamo insieme se facciamo le cose, le giuste modifiche, così ve le faccio vedere, se no poi è un casino. Allora, aiuti, guida, niente. Terzo assistito no, rewind sì, rewind sì, va bene, questo qui va bene, iniziamo subito la gara, scendiamo, vi faccio vedere le qualifiche, voglio cambiare zona, voglio fare le qualifiche, anzi no, ci facciamo solo le gare, ci vediamo dopo in gara. Ce l'abbiamo fatta, sono l'uomo più felice del mondo, siamo trentesimi, non siamo ultimi, vi rendete conto? Sto migliorando, questo già mi sta bene, cioè devo pian piano andare avanti, ho fatto delle modifiche alla moto, perché comunque ho chiesto una maggior precisione in uscita, perché la moto era troppo instabile, cioè sbacchettava da tutte le parti, gliel'ho chiesto, e in più mi sono messo i freni disco 1, perché comunque voglio poter frenare, perché la moto se no non frena. Vi faccio vedere queste le modifiche dei freni, controlliamole sempre perché ho paura che me le cambia. Disco 1 e disco 1, no, la cosa importante è questa. Ho chiesto proprio quella cosa lì e ho fatto il trentesimo posto, che non è il primo posto, non è una pole position, ma per uno che sta per immettersi nel circuito mondiale, per me può essere una buona cosa. Purtroppo non ci voleva un altro po' di esperienza, oppure doveva dirmi attenzione che se vai con la Tech 3 sei molto penalizzato rispetto agli altri. Vedete qua, poi io la partenza la faccio veramente bene. In più ho preso un secondo e mezzo perché ho sì, vabbè, che è sto schifo? Non avevo neanche accelerato, forse. Ok così, dai. A me mi basta solo riuscire a salire sul traguardo, arrivare a qualche punticino, così mi iniziano a notare le persone. Perché io qua ho sbagliato, perché qui facevo tutte le curve, le ho fatte tutte sul... Quindi ho preso un secondo e mezzo solo di curve tagliate, perché ero arrivato troppo forte e quindi ho tagliato tutto quanto. Guarda qui, siamo dodicesimi, forse ho fatto delle buone modifiche alla moto. Non è ancora velocissima questa moto, perché lo vedete quanto faccio fatica per fare una curva, vedete quanto si muove, non si dovrebbe muovere per niente. E in più io ho chiesto in uscita di avere un po' più di precisione, ma io precisione non ne vedo ancora. Ok così, un po' largo, quattordicesimo per me è una posizione di tutto rispetto, ricordatevi che siamo con la Tech 3, non è che siamo con la moto di veramente buona. Ok, qui ho sbagliato io, scusi, l'ho fatta cadere, è colpa mia, non l'ho fatto cadere però. Kent, non dirò che è Superman perché lo dicono tutti secondo me che quello lì è Superman, quindi non è Superman, lo chiamerò Kent proprio. Kent, che peraltro, no, forse Kant. Perché si dice yes we can, ma si può dire anche yes no we can't, perché quando si dice cannot, qui sono arrivato lunghissimo, però la moto si sta comportando bene, forse fare capire subito bene cosa vuole la moto ti aiuta tantissimo poi in gara, anche se non credo di poter mantenere queste posizioni per sempre, anche perché le gomme si rovinano, tutto quanto, le frenate poi non mi usciranno tutte bene, farò sicuramente qualche cappella tipo questa. Sono uscito veramente male, undicesima posizione però, così mi piace a me, così a prenderci la mano, insomma è giusto. Ok, vai, devo lavorarci di più con l'ingegnere, va bene, qui in qualifica sono caduto tantissimo, quindi cerchiamo di non cadere di nuovo. Ok, 14, 11, allora, nei primi 10 non ci posso stare, è difficile per me stare nei primi 10, la moto non me lo permette proprio, cioè guardate qui, guardate che cosa devo combinare io in uscita, Pons, cosa devo combinare io ogni volta che esco dalla curva, la frenata è sbagliata in questa moto, c'è qualcosa che non funziona in questa moto, devo chiedere ancora all'ingegnere, gli devo dire che la frenata non è delle più fluide, perché la moto tenta tantissimo di, mi fai girare, Pons? Porco Giuda, spostati, che ci sono io, mi serve la strada. Ok, noi guadagniamo qua in questo tratto qui, Qui sono veramente veloce, perché questo qui è un tratto che riesco a fare veramente bene, Qua è un tratto che mi esalta anche per me. I cambi veloci mi esaltano tantissimo. Qua ho sbagliato di nuovo. Non mi fa prendere le penalità però, dai. Non mi fa prendere le penalità. Le penalità sono micidiali in questo gioco. Cioè prendete la penalità, però guardate qui, me la sto combattendo. Cioè, cazzo, voglio dirvi, se questo qui non è un salto in avanti con l'esperienza, secondo me tutta quell'esperienza che abbiamo acquisito ci sta aiutando tantissimo, perché adesso sento la moto quasi diversa. Ok, qua ho dovuto lasciare un po' perché qua è una curva, una discesa un po' bastardella. Ok, frenata, non staccare troppo, devo stare attento a non staccare troppo.
perché se l'allungo troppo la frenata me ne vado, perché sta moto non frena, non si ferma. Sarà anche una questione del pilota che non riesce a bloccarla, cioè tante cose si uniscono e non mi stanno facendo vincere, però 14° posto non è male. Se ci offrissero un tantino più migliore, guarda, un tantino, non tanto, dici tu, quanto ne vuoi, ma un tantino più buono, cazzo, un tantino. Questo qui proprio, anche un'altra moto che non sia questa Tech 3, che questa Tech 3 non va da nessuna parte, non va. Speriamo che mi offrano un team migliore. In Moto 3 non ci vado, perché comunque qua 250, che cazzo. Cioè, voglio una moto grossa, voglio sotto le palle. Voglio poggiare il culo su un motore, voglio sentirlo. Qua devo stare attento perché qui io rischio di andare veramente male. Di fare veramente un suicidio. Non perdiamo questi punti, questi qua sono punti importantissimi per la mia reputazione. Voi magari tutti quanti adesso vogliono che al primo colpo si vinca. Ma che cazzo me ne frega a me? Io me lo gioco così. Ok, andiamo bene. Intanto stavo guardando, sì, questa gara ci sta, questa gara ci può stare. Dai, facciamocela bene. 14° posto da portare a casa, non... cioè, metterei adesso la firma, mi andrebbe più che bene. Non la staccare troppo, che questa qui è una curva bruttissima. È una curva bastardissima questa. Guarda quanto scatta questo gioco. Non è fluido per una minchia, non è fluido. A volte scatta tantissimo e non capisco perché mi scatta in quel modo. O abbasso un po' i dettagli, mo... vediamo, la prossima volta che avvio il gioco ti abbasso un po'. Perché comunque con la 970 non riuscire ad andare è una bastardata, eh. Che cazzo vuole? Neanche sono uscite ancora le 1070, sono tutte in preordine in Italia. È difficile avere una 1070 al momento. E non pagarla poco, La 1070 sarebbe il mio sogno. Cazzo se sarebbe il mio sogno la 1070. Ho visto la 1070 della MSI, raffreddata a liquido con raffreddamento della Corsair. Mamma mia com'era bello. Raffreddamento a liquido già fatto, quindi senza diventare matti. Qua devo stare attento. Cerchiamo di entrare bene, che forse... quanto sto imparando a guidare male. Sto guidando da super motard, con la moto col culo fuori, completamente. Sto guidando in quel modo. Guardate questa 13esima posizione. Ah, come vedete TCS è su 1, lo vedete già in basso, quindi senza che ve lo faccio vedere ogni volta, è su basso. 1 vuol dire basso. Poi c'è medio, alto e completo. Quindi sto andando con questa moto. Guarda, 14esima posizione, sono puntissimi questi. E la pista mi piace, la pista è una bella pista, con delle belle curve, con delle belle staccate. La pista mi piace. L'importante è non cadere e prendere penalità. Che se cadi e prendi penalità sei rovinato. Si arrabbia pure Valentino, sarà contento secondo me questa volta. Mi manderà un messaggino con scritto bravo, hai migliorato un bel po'. Vale. Un messaggino di incoraggiamento ci vuole. Pure per tirarmi sul morale. Ho fatto schifo finora. Ok, guarda, 14esima posizione, non devo fare cappelle. Siamo alla fine. L'importante è non sbagliare adesso. E guidare forte. Guidare forte. Alla fine poi si vedono i risultati. Non vi preoccupate. Quindi, non vi preoccupate di niente. Qua ho sbagliato. Ok, vai. Non ti fare superare adesso. Dai, che tracciato è qui. Cosa ho fatto? Costa moto, cosa ho fatto? Difficoltà massima, costa moto. Vaffanculo i caricamenti qua. Sono il primo della Tech 3. Guardate qui, Tech 3 sono alla fine, sono. Vinales è ultimo. Tanto per dire. Grandissimo. Due punti di merda che si prendono. Così. Due punti Tech 3 che sono miei, peraltro. Grande, grandissimo. Così mi piace. Bonus pilota, non so perché non mi ha dato bonus. Abbiamo migliorato tutte le qualità, ci sta tantissimo, perché comunque mi servono. Abbiamo guidato bene. Saranno contentissimi. Ok, vediamo che cosa mi offrono. In MotoGP già mi offrono qualcosa in MotoGP. No, infatti. Ci vuole della reputazione. Interesse del team basso. E in Moto2 c'è qualcosa che mi vogliono. Nessuno. In Moto2 non mi vuole nessuno. L'unica cosa sarebbe andare in Moto3. E prendere una moto forte. Ma no, ho detto che in Moto3 non ci voglio andare. Non cambiare. Sì, voglio stare in questo team. Stiamo così. Guardiamo le email. Negli ultimi tempi le cose non stanno andando proprio bene, proprio come il team si aspettava, ma forse ti hanno chiesto di raggiungere risultati troppo importanti. Credo che finire le gare almeno in 20esima posizione sia un obiettivo. Ecco, grande Sara. Che cazzo dovevo fare?
là ci voleva il mago, ci voleva Jerez è difficile, mamma mia che circuiti, opzioni gara, qualifica e gara, realistica, però ci vediamo direttamente in gara. Eh no, siamo sempre lì, siamo, non riesco a farlo bene sto circuito, quando sono circuiti così difficili io non... faccio fatica. E che cavolo vi devo dire? Non lo so, perché una volta riesce a prendere dei punti, una volta non riesce a fare neanche il tempo. Proprio è stato difficile questa volta. Buongiorno anche a te, Guido Meda. Scendi in pista. Ho accorciato il rapporto finale delle marce, perché mi avevo messo un rapporto troppo lungo, non riuscivo neanche a capire perché, tanto qui i rettilini grossi non ce ne stanno, non riuscivo neanche a mettere la sesta, invece adesso la sesta la toccherò una volta, e in più ho messo i dischi 1, perché sono una cosa necessarissima i dischi, se non li metti a 1, niente. Comunque Vinales è qui davanti, vedete, anche lui ha avuto problemi. Qua è la moto, cioè alla fine può essere il miglior pilota del mondo, ma se la moto non va, mi fate passare? Cioè se la moto non ti va, puoi fare quello che vuoi, cioè puoi essere anche Valentino Rossi, ma pure Valentino Rossi con un triciclo probabilmente avrebbe difficoltà a vincere. Probabilmente non vincerebbe, ma arriverebbe secondo col triciclo. Penso proprio di sì, penso. Comunque conoscendo Valentino è una cosa che lui può fare. Però vedete qua, poi in gara spingendo, lottando, facendo tutto, riusciamo a fare qualcosina, dai. Almeno questo, dai. Mi piacerebbe almeno riuscire ad arrivare il primo del Team Tech 3. Il team è il peggior team, credo, perché comunque le moto che ci dà non sono delle gran moto. Marini lì davanti ci ha abbassato anche prima quindicesima posizione, sti cazzi, come facevi costa moto a fare quindicesima posizione? Qui sono arrivato lunghissimo. Però invece adesso ce l'ha... No, aspetta, va. Qui ho sbagliato ad aprire. Per entrare subito in pista ho aperto troppo forte, Prima ci aveva dato il quindicesimo posizione come risultato possibile. Come cazzo facevi quindicesima posizione con questa moto? Cioè ha fatto un quattordicesimo posto, ma non so neanche io come l'ho fatto quella volta. Mo invece ha dato ventesima posizione, ma ventesima posizione è ancora troppo alta. Cioè non ce la puoi fare questa moto a fare la ventesima posizione. È il Tech 3. Cioè non scherziamo. Forse sapete chi ce la può fare, perché comunque l'anno scorso lui vinceva con la moto più scarsa del campionato. Su T69, se voi vi ricordate, MotoGP 15 utilizzava la moto più scarsa perché voleva, cioè non riusciva a vincere sempre in qualsiasi caso. Allora si era presa la moto più scarsa proprio per questo. Sono di nuovo penultimo. No, niente, qui c'è qualcosa che non va in questa moto. Quasi quasi era meglio se andavo in moto 3. Però non mi andava di andare in moto 3. Ho detto che non voglio andare in moto 3, non ci vado. Che me frega. Voglio giocare una così. Vedete qua Vinales è lì, e pure lui è lì. Cioè alla fine non ci puoi fare niente. Cavolo ci vuoi fare? Con questa moto qui non è che puoi chissà fare che cosa. Puoi aprire, puoi staccare, puoi fare il cazzo che ti pare. Ma la moto questa è. Si sente tantissimo questa moto non è una delle prime della categoria. Ma infatti loro, i due punti che abbiamo preso con la Tech 3 l'ho presi io, Cioè guardate che sono io il pilota di punto della Tech 3 in questo momento, in base ai punti del campionato. Quindi cioè loro possono dire quello che vogliono. Ho provato anche ad allungare un po', accorciare un po' le marce per avere un po' più di accelerazione, ma niente. Il problema di questa moto non sono tanto le marce, ma è proprio la moto. Non è allarga le curve. Devo ricordarmelo per il prossimo campionato, di avere una moto che non mi allarga così tanto le curve, perché me le allarga veramente tantissime, me le allarga. Ok, di nuovo lunghi questa cazzo di curva. Ovviamente, di nuovo lunghi, sempre lunghi, che cazzo. Già la moto non va. In più... Sì, ventesimo posto. Vogliamo che fai il ventesimo posto. E come lo faccio? Come? Con quale moto lo faccio il ventesimo posto? Ma cosa gli metti le rotelle a sta moto è guidabile? È proprio sbagliata nel progetto sta moto. Cioè, è giusto così poi. In realtà sarà così. Si vede che questa moto non deve andare. Oh, che cazzo vi devo dire? Questa moto deve essere così. Loro cercavano un pilota e detto, vabbè, prendiamone uno del team Valentino, che almeno c'è Valentino che ci fa un po' di pubblicità. Ma la moto fa quello che può, Questa curva qui, no, la faccio sempre male, la faccio. Vediamo se riesco a recuperare. Peraltro, se avessi fatto meno errori, probabilmente potevo, ma no. Non ce l'ho il tempo gara, non c'ho il passo di gara in questo momento. Quindi è inutile che dico che potevo, volevo. Cioè, io sto facendo il possibile, sto facendo. Questa moto qui è così. Si fa quel che si può. Guardate lì dove sono loro. Li ho lasciati indietro, È solo uno della Tech 3 sicuro, perché Vinales è della Tech 3. No, non mi tengono, non riescono. Cioè, io sto andando troppo forte con questa moto. Con questa moto sto veramente facendo il bello e il cattivo tempo. Di più non si può fare con questa moto, È pur sempre una Tech 3, quindi cazzo volete. Uno si può impegnare quanto vuole, ma se la moto non va, non va. Se la moto non ce la fa, non ce la fa. Io non so che dirvi.
guardate qui quanto quante volte devo lasciare e correggere, correggi di qua, correggi di là, lascia un po' l'acceleratore, non gira sta moto, proprio piazzata male, devo chiedergli un po' più di agilità la prossima volta, più di stabilità, ci vuole stabilità, agilità, rapidità, ci vuole tutto questa moto, che cazzo gli chiedo, gli devo chiedere che cosa gli chiedo, non va, cioè non va questa moto, cos'è il terzo giro questo, sì? Ok, cerchiamo di chiuderlo bene stavolta la curva, ok, la curva l'ho chiusa bene ma mi hanno raggiunto, forse non è questo il mio modo di guidare, no, lui è della non è della cosa comunque, è della Kalex, è quello della Kalex che arriva sempre dietro, è quello pirla, c'ha una bella moto e non riesce a fare bene, avessi io quella moto sarei vincerei probabilmente con quella moto lì, invece questa moto qui che non mi fa esprimere il mio potenziale. Probabilmente anche non ce l'ho il potenziale, perché avete visto che come livelli siamo tutti bassissimi. Probabilmente quelli poi li dobbiamo fare correndo e giocando, ce li faremo. Però insomma è il primo anno di lotta, sapete, sempre così. Io spero poi che mi affidino una moto in MotoGP che non sia una delle peggior moti, ma anche la Ducati mi basterebbe. Vabbè, la Ducati è già una bella moto. Perché comunque io voglio andare in MotoGP, a me mi interessa quello come titolo. Il resto dei titoli non mi interessa niente. Chi se ne frega. La gara è terminata, ok, 29esima posizione. Non è, però siamo migliorati. Cioè, voglio che adesso mi scrivete, non è vero. Invece è vero, siamo migliorati, arriviamo ultimi. Siamo arrivati terzi ultimi. Guardate lì, lui è uno con me. Cioè, quello è Vinales, se non sbaglio. Quell'altro non so, non mi ricordo mai come si chiama. Tonucci, una cosa del genere si chiama. Tonucci. E c'ha la Kalex, che già dovrebbe andare un pochino di più. Dovrebbe andare. Poi dipende sempre dal team, però io non ce la faccio, non ce la sto facendo. L'unico con Tech 3 che c'ha punti sono io, quindi intanto vorrei dirvi questa cosa. C'ho più punti, la Tech 3 c'ha più punti della Shooter, cioè tanto per rendervi l'idea. Niente, si fa quel che si può, si fa. L'importante adesso è migliorare, adesso è fare esperienza, questo è importante. Come vedete stiamo facendo esperienza, stiamo salendo di livello, l'importante è quello. Purtroppo non sono contentissimi, c'è il Flak Track, bellissimo, io lo adoro. Ci vediamo nella prossima puntata, ciao!